Questa volpe piccolina e svelta si chiama Bart, la mascotte virtuale dell'Istituto Comprensivo Antonio Gramsci di Osi, che nei giorni scorsi è stata la protagonista del concorso d'arte Disegna Bart come vuoi tu, iniziativa che ha coinvolto tutte le classi dei sei plessi che costituiscono il comprensorio. Siamo su sei comuni diversi, tanti plessi, tanti bambini di tante età diverse. E il concept di Bart che abbiamo adottato come scuola è sicuramente un concept che può rappresentarci tutti. E il modo migliore per far sì che i bambini se ne appropriassero era farlo disegnare a loro. La volpe creata dalla disegnatrice sarda Francesca Calvisi è stata reinterpretata in distinte situazioni da più di 100 studenti. Dopo un accurato processo di selezione, la giuria, con non poche difficoltà, ha scelto i disegni di 14 alunni premiati in una cerimonia speciale con materiale scolastico, magliette, tazze, ma soprattutto con gli applausi, l'orgoglio ed il supporto di parenti e compagni di classe. Principalmente i criteri sono stati tre. L'aspetto artistico, cioè la qualità artistica, la tecnica, l'originalità, la creatività e anche il tipo di tematica che veniva proposta. Margherita Pirpan della classe terza B della scuola media di Osi si è aggiudicata il primo posto, rappresentando attraverso il suo disegno parte della cultura e la tradizione del suo paese. Volevo rappresentare il costume sardo di Osi insieme alla lumaca che è il simbolo di Ossi. Volevo che anche Bart fosse appassionato, magari anche come me, alla storia di Ossi e ai costumi sardi.